Oggi ci troviamo nella parte di Piazza Pino Piras che ospita la mostra Manualmente, una mostra della quale parleremo nel corso del TG. Iniziamo con la cronaca e torniamo alla tentata rapina registrata mercoledì notte nella tabaccheria di Via Garibaldi. Gli agenti del commissariato di polizia e i carabinieri della compagnia di Alghero hanno arrestato per tentata rapina aggravata un 41enne di Nuoro, già noto alle forze dell'ordine, e una 31enne algherese, convivente dell'uomo, per favoreggiamento personale. Terminate le formalità di rito, l'uomo è stato accompagnato nella casa circondariale di Bancari, mentre la donna è stata sottoposta al regime degli arresti domiciliari. Entrambi sono a disposizione dell'autorità giudiziaria. Scoperto e sgomberato un accampamento abusivo che era stato creato nei giardini Martin Luther King vicino alla stazione ferroviaria, con tanto di materassi, cuscini e vetovagliamento. L'intervento degli agenti della polizia locale, impegnati durante tutta la stagione estiva, hanno consentito l'identificazione degli oggetti a cui è stato intimato l'immediato sgombero e la pulizia dell'area occupata. Si tratta di 5 cittadini stranieri senza fissa dimora che dormivano sotto gli alberi in zona nascosta dai passanti. Un algherese alla conquista della Svezia è la 25enne Anna Paola Soggia, che ha centrato la finale del talent show Idol, l'equivalente scandinavo dell'American Idol. Le finali, in programma a Stoccolma, verranno trasmesse dal canale 4 nazionale. Sentiamo cosa ci ha detto Anna Paola. Un saluto a tutti gli spettatori di Alghero Channel. Mi chiamo Anna Paola Soggia, abito in Svezia da 4 anni e mezzo, 5, e sto partecipando a un programma televisivo di nome Idol. È la versione svedese dell'American Idol. Spero che vada tutto bene. Lavoro come insegnante di italiano e interprete simultaneo. Niente, questa sono io. Spero che vada bene nella competizione e adesso si va alle finali a Stoccolma. Ciao! Passiamo all'arte. Doveva concludersi domenica, ma è stata invece prolungata fino a sabato 9 settembre la mostra Manualmente. Mani, mente e cuore, organizzata negli atelier di Piazza Pino Piras, lo scorcio di Alghero che ci ospita quest'oggi. Le opere di Grazia Cano, Alessandra Mulas, Giovanna Caneo, Nina Pugioni, Marinella Garau, Gennaro Dessì, Maria Riu e Pina Riu, con i quadri di Maria Saenna, sono visitabili tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 23. Ora diamo la linea alla regia per 10 secondi di pubblicità e poi torniamo qui da Piazza Pino Piras. La nostra frutta parla da sola. Farinelli Fresco Market. E chiudiamo con lo sport per tutti, ma in questo caso proprio per tutti. È l'idea del gruppo sportivo Turpos dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Cagliari, che per domani mattina, in collaborazione con le Tigri Baseball Alghero e con la Catalana Baseball and Softball, organizza una giornata di baseball per non vedenti. L'appuntamento è per domani sul Diamante di Maria Pia, alle 9 per la spiegazione delle regole, alle 10 per una sfida dimostrativa, mentre alle 11 parteciperanno i ragazzi del camp estivo. Vi lascio con il meteo per la giornata di domani. Nel corso della serata in programma un'intervista all'artista Mauro Uselli e io vi do appuntamento per le prossime edizioni dell'Alghero TG Express. Per qualsiasi richiesta di informazione, segnalazione o messaggio potete contattarci sulla pagina Facebook di Alghero Channel. A domani! Ogni giorno ci prepariamo per darvi un'informazione pulita, veloce e obiettiva. Ogni giorno è la passione che ci guida a svolgere il nostro lavoro. Ogni giorno l'unico pensiero che abbiamo è solo uno. Ogni giorno vi vicini per trasferirvi quello a cui teniamo di più, l'amore incondizionato per Alghero. Alghero TG Express.